Registrazione in corso, buongiorno a tutti. Sono le 9:11, procedo con l'appello. Chi ha bisogno della giustifica la chiede. Sordini. Sono tutti presenti in presenza con attestazione. Bartolelli. Presente. Bellassai. Buongiorno, presente. Cirisola. Buongiorno, presente dalle 9 in presenza, grazie. E senza giustifica? Ok. Chiedo scusa, no, con attestazione, grazie. Marrocchini? Buongiorno, presente. Vaccari? Presente con giustifica, grazie. Perfetto. Vecchio? Presente, presente. Perfetto, abbiamo il verbale della scorsa settimana. Allora, di nuovo buongiorno a tutti, verificato il numero legale, dichiariamo ufficialmente aperta la seduta. Abbiamo al primo punto il verbale della scorsa settimana, verbale del 12 gennaio del 2024. Allora, andiamo a prendere, caricato tutti insieme, tutti i commissari. Allora, verbale numero 1 del 2024, Commissione di controllo e trasparenza. L'anno 2024, sono 12 per il mese di gennaio alle ore 9, è stata convocata in modalità mista online su piattaforma Teams in presenza presso la sala Fabio Grossi, nella seduta della interessata commissione per discutere secondo ordine al giorno: 1. Approvazione verbale 22/12/2023, 2. Esame di libero numero di punta, 3. Esame posta, 4. Varie eventuali. La seduta apre alle ore 9.05. Sono presenti il presidente Simone Sordini, i consiglieri Bartoletti, Bellassai, Pitona, Mozzini, Maccari, Vecchio. Adempimenti. La segretaria verbalizzante Manuela Mondo. Adempimenti presenti dopo aver verificato il numero legale. 9.05, dichiaro ufficialmente aperta la seduta odierna, regolamento convocata per le ore 9. Dato il primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale 22/12/2023, disponendo quanto segue: verbale 35/23 del 24/11/2023, letto ed approvato con integrazione. La seduta prosegue con il punto 2 all'ordine del giorno, esame del libero numero di giunta, direttiva numero 33, CN 16/57/66 del 28/11/2023. Impegno fondi per l'affidamento del servizio di accoglienza presso la vaccheria del 15 gennaio al 31 marzo 2024. Mentre procede la lettura dell'atto, osserva che pur essendo opportunamente declinato il centro di costo, non viene specificato l'entità dei fondi messi a disposizione. Il Presidente la concorda con il Presidente di esprimere perplessità rispetto alla mancata indicazione dell'importo nel testo. A suo avviso è chiaro nell'attestare anche attestare l'impegno di tutti i fondi sul capitolo di spesa indicato. In merito alla destinazione dei fondi stessi, ritiene che si sarebbe dovuto procedere attraverso una manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio. A suo avviso, la procedura migliore per risparmiare i fondi e poter fare più cose, tenuto conto della scarsità delle risorse a disposizione. Il Presidente si incarica di chiedere alla Giunta di elementi rispetto alla questione della quantificazione dei fondi. Concorda sull'opportunità di procedere sempre con una manifestazione di interesse. Sarebbe la stessa la necessità pragmatica di sostenere concretamente l'iniziativa costata con l'apprezzamento delle attività intense e consolidate e la novità acquisita della batteria richiedono fondi.
aspetto che più di una volta si è permesso di evidenziare proponendo di sistematizzare l'emissione di un biglietto anche a condizione cambiare. Finché l'area mutuale nucleare possa provvedere ad autogestirsi sotto il profilo economico-finanziario. Rispetto alla situazione identificata, nota che è molto grande ed è stesa su base nazionale, si avvale di volontari anziani attraverso un'inclusione sociale attiva e apprezza, condivide la necessità di mettere a bando l'affidamento del servizio pubblico, ma allo stesso tempo comprende che il servizio svolto finora in modo positivo possa essere fatto in modo efficace. Nel metodo del testo dell'atto, oltre a quanto evidenziato negli interventi precedenti, di cui siano da chiarire alcune discordanze rilevate tra quanto premesso e quanto ritenuto, se l'attività effettivamente è stata svolta a titolo gratuito e se di conseguenza i fondi da impegnare sono per coprire le spese sostenute o quelle da sostenere. La parte del testo nel considerato in cui si fa riferimento alla necessità di garantire un più sistematico servizio di accoglienza, rispetto alla quale ritiene necessario inserire dettagli sul cosa e sulla previsione di quanto avverrà oltre la data di scadenza del servizio a marzo 2024. Il Presidente accoglie le evidenze condivise, invita a valutare se fare una nota oppure cercare una interlocuzione con l'assessore per un'audizione in commissione. La consigliera Vecchia precisa, intanto, dell'atto nato dall'esigenza di reclutare nuovi volontari in seguito all'introduzione della collaborazione con l'associazione lo scorso anno. L'obiettivo non si propone di entrare nello specifico, ma di chiedere e valutare una proposta all'ORDV rispetto alla questione precedente, in cui gli operatori venivano pagati dall'associazione stessa, cosa non riproponibile. Alla luce di questo, ritiene si debba attendere l'esito dell'interlocuzione dell'ORDV con il municipio, per poi procedere con una richiesta di chiarimenti alla residente del municipio con delega alla cultura. Il Presidente ritiene necessario invitare in audizione l'assessora per avere chiarimenti rispetto ad un atto che, da quanto dichiara la consigliera Vecchio, sembrerebbe impostato in modo non corretto. Il consigliere Bellassa ritiene che la consigliera Vecchio nel suo intervento abbia chiarito il punto evidenziato e ritenuto che il costo previsto già svolto dall'associazione risulta estremamente vantaggioso, in quanto rileva che l'associazione ha pagato i volontari in quel periodo. Per questo motivo ritiene ancora più necessario e opportuno un bando di evidenza pubblica, fermo rispetto per la serietà dell'associazione, trattandosi di un servizio pubblico da erogare attraverso la garanzia di un uso efficiente ed efficace dei fondi pubblici. La direttiva numero 33 viene posta in evidenza, il Presidente si impegna a prendere contatti con il Presidente di Capo per audizione in commissione, a fine di poter ottenere un riscontro rispetto ai quesiti posti. Delibera numero 34, numero 1657-68-28-2023, attuazione di risoluzione municipale numero 33-2023, richiesta della convocazione di una preconferenza di servizi per la verifica della fattibilità tecnica della realizzazione di un'opera pubblica adibita a tutte le polifunzionali per il quartiere ed un presidio delle forze dell'ordine per le località provenienti. Consigliere Bellassai la lettura del dispositivo, a termine del quale il consigliere Bellassai sottolinea l'attuazione da parte della Giunta di un indirizzo approvato in Consiglio Municipale del 1 agosto 2023, constatando nella tempestiva, seppure involontaria, alla luce della recente vicenda dell'incendio che ha interessato il quadrante del giudizio. Presidente, fine della soddisfazione dell'attuazione del giudizio politico proveniente dal Consiglio Municipale. Sottolinea che si tratta di una una volontà politica che viene da lontano rispetto a progetti di residuo da parte delle forze dell'ordine su quel quartiere. Se si può aggiungere attenzione rispetto alla dovuta attuazione nel caso di specie dell'indirizzo proveniente dal Consiglio, anche nelle precedenti consigliature si erano fatti passi avanti in questa direzione. Aggiunge che
Secondo quanto gli è stato riferito da persone che lavorano e hanno lavorato nelle forze dell'ordine, la caserma da un senso di sicurezza è in dubbio, però, come scritto nella risoluzione, è importante che ci siano odori dell'ordine per la strada, nelle vie e nei quartieri, perché la prevenzione si fa con la presenza nelle strade, davanti alle scuole, nelle attività commerciali. In forma come il tema torni di attualità, riporta che in un residente di un municipio periferico ha dato notizia di un aumento di organico di forze dell'ordine nel territorio, stato di amministrato. Auspica che anche il municipio 9 possa conoscere una tale possa conoscere un tale comunicato e un uguale aumento dell'organico, indispensabile per il territorio. Per esempio, sull'aumento dell'organico, auspica che il nuovo per i prossimi piani assistenziali nazionali portino ad un incremento di risorse sia umane sia strutturali, su cui occorre lavorare affinché possano tradursi in concorsi con una importante ricaduta sul territorio del municipio 9. La direzione numero 34 mi posta gli atti. Alle ore 10.05 il Presidente dispone una breve sospensione. Alle ore 10.17 la seduta riprende. All'appello sono presenti Sordini, Baltarelli, Cesora, Marocchini, Baltarelli, Vecchio. Facendoci posta, la seduta prosegue con il punto 4 all'ordine del giorno, vale 24. Se Cesora propone di affrontare le seguenti questioni, la questione del programma degli atti, le prerogative dei consiglieri, l'esamina degli esiti delle interrogazioni. Il Presidente, rispetto a quanto sopra, comunica che a breve otterrà il riscontro dal Presidente del Consiglio Municipale Bedoni, che ha chiesto per tempo utile a presentare un riscontro compiuto alla Commissione rispetto all'esito degli atti votati e degli indirizzi attuali, eseguiti e non eseguiti, su cui la stessa potrà valutare quale approfondire e porre all'attenzione. Alle ore 10.25 torna a partecipare il Presidente del Presidente di Gaglio Bellassai, a favore della quale, per cortesia istituzionale, il Presidente riassume le fila di quanto deciso. Esauriti i punti dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.30. Ci sono interventi per correzione e integrazione da parte dei commissari, non c'è possibilità di farlo. Magari non ci sono, quindi il verbale. Per me va bene. Ok, grazie Giulio. Il verbale numero 1 del 2024 è approvato. Perfetto. Ok. Allora, come avevo detto prima in sospensione, al secondo punto abbiamo audizione del Presidente del Consiglio di Municipio 9 euro, quindi alle 9.30, sono le 9.25, Maria possiamo anche sospendere 5 minuti. D'accordo, contati. Interrompo la registrazione. Allora. Sono le 9.37. Buongiorno a tutti, abbiamo ripreso i lavori, vedo che ci sono comunque tutti i commissari, quindi non c'è bisogno di fare un appello, sono presenti anche il Presidente del Consiglio Luca Bedoni e la nuova posizione organizzativa, a cui ringraziamo per essere presente e facciamo i nostri auguri per il nuovo incarico e di buon lavoro. Allora, come dicevamo anche in sospensione, abbiamo comunque iniziato dei lavori tempo fa con il Presidente del Consiglio sugli atti votati in Consiglio e quanto gli atti votati poi comunque è stato realizzato e quanto no.
Quindi un punto della situazione di tutte le risoluzioni dei documenti, insomma, che il Consiglio ha approvato. Abbiamo realizzato un po' schemino tempo fa che i nostri uffici e la precedente posizione organizzativa sicuramente hanno i suoi sistemi. Quindi io lascerei, insomma, la parola subito al Presidente del Consiglio, perché il lavoro lo conosce, ne abbiamo già parlato, quindi per poter anche presentare quanto fatto fino ad oggi e, insomma, impegnarsi a proseguire sulla stessa strada, anche a dare comunque indicazioni alla nuova PO su quello che è stato fatto e magari anche aiutarla su come ritrovarlo, visto che i cambiamenti possono sempre portare un po' di confusione. Quindi il Presidente del Consiglio può anche intervenire. Sì, buongiorno a tutti. Non vedo visivamente la dottoressa Ricciardi. Però allora, forse... un secondo Luca, solo un secondo, sì. Perché la nuova PO è venuta un attimo qui da noi, quindi si è staccata dall'ufficio della di Maria. Quindi un secondo. Ok, sì, mi dica lei, Presidente. Allora, eccomi Luca. Allora, ci sono dei piccoli problemi tecnici di là con la telecamera, se funziona la telecamera non funziona l'audio, quindi siamo tutti, io, il consigliere di Sola e la nuova posizione organizzativa nella stessa stanza, quindi la faremo intervenire, la faremo intervenire direttamente dal mio portatile, così accendiamo giustamente, come lei mi stava dicendo, la video diciamo conferenza, in modo da farsi, insomma, poter farsi vedere anche da tutti i commissari, almeno la prima volta, almeno, insomma, educazione, fare così. Quindi puoi continuare con il tuo intervento, non appena concluso farò intervenire dal mio PC la nuova posizione organizzativa. Grazie. Perfetto, grazie Presidente, e rinnovo il saluto a tutti, mi scuso se ho fatto qualche minuto di ritardo, ma ho avuto problemi sulla connessione a Teams, ma ne abbiamo già parlato. Allora, ci ritroviamo qui nell'anno nuovo per proseguire, e saluto al contempo la dottoressa Ricciardi, rinnovo insieme alla Commissione gli auguri, poiché quest'ultima si è insediata da ormai non credo neanche una settimana, quindi è nuova nei nostri lavori, la rivedo fisicamente inquadrata. La saluto, e è molto importante questo momento poiché dobbiamo proseguire un lavoro che secondo me è di importante valore, poiché unitamente al valore della Commissione Controllo e Garanzia, che nel corso del tempo e con grande meticolosità ha affrontato l'analisi di tutti gli atti a garanzia per l'appunto di tutti i consiglieri, nel senso che la commissione di garanzia e controllo per l'appunto svolge un'azione di controllo della licità degli atti che è utile e garante di tutti noi. In passato, aggiungerei, anche nelle precedenti legislature, e di fatto può esserlo anche in questa, è anche uno strumento di trasparenza dello svolgimento del processo amministrativo, e pertanto, come nelle precedenti legislature, ancora in questa legislatura, la Commissione Controllo, Trasparenza e Garanzia, per conto, diciamo, rappresentata dal suo presidente, svolge una funzione addizionale di sollecito dell'evoluzione degli atti che sono stati votati in precedenza. Pertanto, questo più per la dottoressa Ricciardi che per tutti gli altri, già l'anno scorso avevamo iniziato producendo, e ringrazio l'ufficio Consiglio e Commissioni e la dottoressa Anastasi, che è l'uscente
e qui si è lavorato per l'appunto per ragionare, comprendere e quindi mettere insieme tre soggetti principali, e cioè la Commissione Trasparenza, Garanzia e Controllo, la Presidenza, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e l'Ufficio Consiglio e Commissioni, per andare a monitorare per l'appunto qual era l'evoluzione degli atti che erano stati votati, cioè qual era l'iter, a che punto eravamo, producendo per l'appunto un Excel con tutte queste risoluzioni, che poi erano divise per aree di competenza e vennero inviate in un lavoro faticoso ma secondo me molto utile, Presidente, lo ribadisco, ai vari assessori, che pian piano ci hanno risposto dicendo: questa cosa è stata fatta, su questa cosa siamo fermi, e siamo fermi perché. Quindi è stato un diciamo un passaggio di chiarezza, devo dire, anche per la Presidenza del Consiglio, ed è un utile passaggio che secondo me dobbiamo con cui ci siamo confrontati con il Presidente Sordini anche in aula martedì, è un lavoro che dobbiamo riprendere e necessariamente dobbiamo portare avanti per vari motivi, in primis il fatto che in questo modo, attraverso tale lavoro, diciamo che anche noi, ma anche l'ufficio consiglio e commissioni, ma nello specifico i consiglieri, è sparito il presidente. Io non sento più nulla. Allora, io non sento più nulla, neanche io. È connesso, non sentiamo. Ho il cellulare. No, allora, io ho il cellulare distante perché ho sempre problemi di rete. Non so se Paola puoi metterti in contatto con Luca direttamente per cellulare. Potresti gentilmente? Sì, ci provo. Grazie, Simone, mi senti? Sì, noi ti ascoltiamo, sì, ti sentiamo. Ah, ok. Allora, avete sentito quello che ho detto di Bedoni? No, non l'abbiamo sentito. Allora, Bedoni sta riprovando a rientrare, perché lui stava con il microfono aperto. Io gli ho detto: guarda, non sentiamo nulla. Dice: vabbè, allora provo a uscire e rientrare. Eccolo. Io sono qua, mi sentite? Adesso sì. Adesso sì. Fino a che punto sono arrivato? Giusto per...
3 minuti fa proprio okay. Alla preparazione di una tabella Excel con tutti gli atti. Ah, proprio all'origine. Perfetto, sì. Grazie Maria. Grazie Maria. Niente. Allora, scusate, parlavo, ma ero probabilmente solo. Allora, ribadisco, provo a ricollegarmi, credo che sia giusto. Maria, non si arrabbi se non becco il punto giusto e magari sono ripetitivo. Pertanto, dicevo che è stato fatto questo lavoro molto solido di preparazione di un Excel, dove all'interno di esso erano elencate tutte le risoluzioni che poi sono state divise per materia. La divisione per materia è chiaramente stato poi ha seguito a un lavoro successivo. Parlo alla dottoressa Ricciardi come a tutti noi, ma insomma la commissione è più che preparata su questo. Tali risoluzioni poi sono state inviate, tale Excel, ai vari assessorati, che hanno risposto dicendo alla commissione sì, è stata presa in carico, sì, è conclusa, no, non è conclusa e per quali motivi. Pertanto questo strumento si è rivelato molto utile per dar traccia a tutti i consiglieri, all'ufficio della presidenza del consiglio e non ultima alla commissione controllo e garanzia, per capire quale fosse l'evoluzione della lavorazione degli atti. Avevo anche aggiunto precedentemente, ma lo ribadisco perché secondo me è importante, che lo dico al presidente Sordini per condivisione, anche se già sa, si è verificato un elevato numero di interrogazioni relativamente agli atti di cui non si aveva traccia. Diciamo nello scorso anno o estendiamo il periodo negli scorsi anni. Questo di fatto non tanto per le interrogazioni a risposta scritta che ci interessano, ma relativamente, ora vi spiego il perché, ma rispetto alle interrogazioni a risposta immediata orali in aula, il problema e il pericolo che ho manifestato alla Giunta con grande chiarezza è che non seguire il processo di evoluzione delle risoluzioni e quindi ricevere un elevato numero di interrogazioni a risposta orale rischiava di comportare un appesantimento dei lavori del Consiglio, perché come tutti sapete le interrogazioni immediate a risposta orale sono interrogazioni che vanno discusse in aula, che rischiano nel tempo, se non c'è per l'appunto una metrica è uno specchietto chiaro di quello che sta succedendo, rischiano per l'appunto di trasformarsi, passatemi il termine, in risoluzioni che poi si portano in aula all'interrogazione dell'assessore, che devono essere da parte dei consiglieri protocollate, poi calendarizzate, poi discusse in capigruppo con l'accordo dell'assessore, chiamato l'assessore in aula e deve essere data una risposta. Pertanto questo lavoro, Presidente, dal mio punto di vista ha duplice valenza, perché permetterà probabilmente, e fortuna che diciamo si è avviato, e ringrazio l'ex EQ Paola Anastasi, che diciamo ha speso molto impegno insieme all'ufficio consiglio e commissioni e diciamo a tutte le dipendenti dell'ufficio, che si sono impegnate per renderlo più funzionale possibile e più preciso possibile, insieme alle segreterie degli assessorati. Pertanto secondo me può essere anche uno strumento utile, funzionale per l'appunto a evitare il rischio di appesantimento del consiglio, dove giustamente determinati consiglieri possono dire: ma a che punto sta quella risoluzione, voglio capire, faccio un'interrogazione immediata perché il problema sta diventando urgente. Quindi credo che proseguire questo lavoro sia molto importante per tutti noi, per la Commissione Controllo e Garanzia, che svolge già ottimamente la sua funzione, ma non lo dico perché sono qui, ma lo dico per il semplice fatto che ne abbiamo riscontro anche dai consiglieri e dagli uffici, per la Presidenza del Consiglio, che può avere un senso di metrica delle risoluzioni lavorate e dare anche seguito ai presidenti delle commissioni per spiegare per l'appunto ad essi a che punto è l'evoluzione dei lavori della Giunta e quindi svolgere la sua funzione di
passatemi sempre il termine, di collante tra il Consiglio e la Giunta nella sua funzione di garanzia, e non ultimo ed utile per tutti i consiglieri e commissari e non solo della commissione che ha licenziato la risoluzione, e consiglieri tutti che l'hanno approvata, per capire lo stato d'evoluzione della risoluzione. Quindi, Presidente, la ringrazio per aver rilanciato all'inizio del 2024 questo lavoro. Questo ci dà, magari adesso sentiremo anche la dottoressa Ricciardi, ci dà un paio di settimane per organizzarci, di modo da programmare il prossimo incontro, dove invece faremo l'analisi. C'è tempo con questo incontro organizzativo tra noi, per me, per anticipare agli assessorati e agli assessori, alla Presidente, che stiamo riprendendo questo lavoro, e quindi iniziare anche loro stessi a riorganizzarsi internamente sull'evoluzione degli atti che stanno lavorando, e riportare in definitiva nel più breve tempo possibile, ma ripeto, io credo che l'arco temporale di un paio di settimane sia più che sufficiente per ritornare qui in commissione e far presente a tutti il lavoro che faremo. Se ha piacere, Presidente, aggiungo una cosa che per errore mio non avevo fatto in precedenza, ma che secondo me può essere utile, e cioè che vorrei in capigruppo lunedì riportare questo lavoro che sta facendo la Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza, e far presente a tutti i capigruppo che ci sarà una data da seguire poi tramite convocazione, in cui per l'appunto faremo questo lavoro, e magari più consiglieri vogliono partecipare, e dandogli pubblicità massima potrebbe essere utile che molti altri partecipino per seguire qual è l'evoluzione, piuttosto che magari chiedere direttamente all'assessore qual è l'evoluzione di quell'atto. Ultimo punto, e mi riferisco qui alla dottoressa Ricciardi, sarà per l'appunto rendere pubblico alla platea dei nostri consiglieri il lavoro fatto dalla commissione controllo, garanzia e trasparenza, attraverso per l'appunto la pubblicità dell'atto, che poi non diviene un atto ufficiale, ma forse a quel punto può essere comunque inviato o dal presidente Sordini o dalla presidenza del consiglio stessa. Non è un problema chi lo invia, ma il problema è quello, l'importante è il risultato di quello che si fa, per dare a tutti i consiglieri in metrica sulle risoluzioni e l'evoluzione dei lavori. Presidente, io credo che posso terminare qui, però rimango, quindi attendo, sento magari anche degli altri interventi a riguardo, non so come voleva proseguire, quindi mi taccio per il momento e la ringrazio per l'invito e per la volontà di portare avanti questo lavoro, che ripeto è utile a tutti noi. Grazie. Sì, Presidente, grazie. Allora daremo subito però alla dottoressa Ricciardi, e poi se lei può rimanere gentilmente, perché faremo anche un giro, insomma daremo la possibilità ai commissari che vogliono intervenire, abbiamo visto che c'è lei e la dottoressa su comunque magari cose dove loro vogliono evidenziare a voi direttamente. Allora, non so se ho un vuoto di memoria, Presidente, se le ho detto prima in commissione, perché le ho già detto in consiglio, abbiamo pronta la relazione semestrale della commissione, le abbiamo inviata a tutti i commissari e anche a lei, con un invito di discuterne in conferenza di capigruppo per poterla programmare e fare relazione, così come da regolamento, in consiglio municipale. Se gliel'avevo detto, insomma, oppure no, ma lo sto dicendo adesso, in modo da poterci poi, insomma, avvisare, concordare con noi quando vuole mettere in programma questo lavoro. Presidente, chiedo scusa, dimenticanza mia, non ho proprio parlato, chiedo scusa, ero proiettato sul lavoro della gestione delle risoluzioni. Allora sì, aggiungo che vi ringrazio, poiché è stata ricevuta per tempo la relazione semestrale della Commissione Trasparenza, come da regolamento municipale, che deve essere per l'appunto discussa. Faccio una nota però: le relazioni delle commissioni, c'è anche la dottoressa Ricciardi qui, però riporto quello che mi era stato detto dalla dottoressa Anastasi, sono relazioni che certamamente vengono
messe a disposizione di tutti i capigruppo, però mi diceva la dottoressa Anastasi, e chiedo alla dottoressa Ricciardi magari di fare un duplice controllo, ma non penso che ci siano grandi difformità di pensiero, mi era stato per l'appunto fatto presente che tutte le relazioni vengono per l'appunto inviate alla Presidenza del Consiglio, riportate per chiarezza alla capigruppo, ma non vengono discusse in aula. Quindi non credo che ci sarà necessità di metterle in discussione in aula. Però chiedo alla dottoressa Ricciardi magari di fare una verifica rispetto a questo. Altresì, questa verrà messa in convocazione. Quindi grazie Presidente, diamo seguito e l'aggiorno perché, ripeto, l'ultimo passaggio che avevo avuto con Anastasi sulle varie commissioni e le relazioni stesse per quel 30,4, brava, sì. Grazie. Per quel che concerne allora le questioni ordinarie, diciamo, cioè la trasparenza e le varie opportunità, sono relazioni che vengono inviate ma che non vanno discusse. Poi do alla dottoressa Ricciardi mandato di riverificare, altrimenti, ripeto, non c'è problema nella... Sì. Vedo Cerisola che però ha alzato la mano, Presidente, quindi magari pure lui può dirci qualcosa. Sì, sì, allora diamo la possibilità di intervenire il consigliere Cerisola e poi facciamo intervenire la dottoressa Ricciardi. Prego, consigliere Cerisola, a facoltà. Sì, grazie, grazie Presidente. Allora, volevo premettere che invece sono fortunato io che sento molto bene e non ho difficoltà di collegamento. Tra l'altro il Presidente Sordini mi sembra, lo sento così bene che mi sembra di averlo di fianco. Allora, volevo appunto dire che insomma, grazie di questo lavoro che sta portato avanti l'ufficio su indicazione della Presidenza del Consiglio. Volevo però ecco precisare per quanto riguarda il lavoro che sta portando avanti la Commissione Trasparenza, che ci stiamo muovendo nell'ambito dell'articolo 31 del regolamento e quindi il comma 4, quello che prevede lo svolgimento delle attività, insomma le competenze della Commissione, precisa alla lettera D per quanto riguarda l'attuazione degli indirizzi, quindi controllo di insomma dell'operato della Giunta, che nella lettera D appunto sono specificate espressamente non solo gli atti di indirizzo ma anche le mozioni e gli ordini del giorno approvati dal Consiglio, quindi verifica del rispetto degli impegni in essi contenuti al compimento di atti o all'adozione di iniziative di competenza del Presidente e della Giunta del Municipio. Ecco, quindi io quando si parlava di appunto di attuazione degli atti ho sentito più volte riferirsi alle risoluzioni. Ecco, se sono intese in senso lato, cioè tutti gli atti indirizzi politici, ok, ma se invece sono intese solo come atti che hanno la veste risoluzione e basta, ecco, forse non è completo l'esame, per appunto come dice la lettera F del comma 4 articolo 31 vanno tenuti la lettera D del comma 4 vanno tenute in considerazione anche l'attuazione delle mozioni e gli ordini del giorno approvati. Ora invece per quanto riguarda la relazione al Consiglio della Commissione Trasparenza, sempre l'articolo 31, ma al comma 6 dice non solo che riferisce al Presidente del Consiglio, ma presenta al Consiglio relazioni semestrali, quindi no, andrebbe calendarizzata, Presidente, la relazione. A questo punto credo di aver detto tutto, quindi chiudo il microfono e ringrazio. Grazie al consigliere Cerisola, nel mentre comunque lui ben spiegava a memoria il regolamento, noi avevamo qui insieme alla dottoressa Ricciardi e verificavamo insomma tutto ciò che diceva, ma non per dei dubbi, ma insomma perché avevamo carta alla mano. E quindi prego Presidente del Consiglio, tu hai facoltà di poter replicare. Grazie, no, solo un punto
lunghezza, perché magari ho fatto più interventi e poi non si è spezzato, l'ho ripetuto. Quando mi riferivo alle risoluzioni, mi riferivo alle risoluzioni per il lavoro che è stato fatto sull'Excel riguardo le analisi dell'anno precedente, per dare chiarezza anche alla dottoressa Ricciardi. Il primo step che abbiamo affrontato sono state le risoluzioni votate delle commissioni e diciamo gli abbiamo dato seguito. Dopodiché, presidente Sordini, mi corregga se sbaglio, avevamo dato a noi stessi anche impegno di dare seguito e fare un check successivo, superate le risoluzioni dei lavori di commissione, alle mozioni. Questo non è riportato al lavoro della commissione. Ripeto, magari mi sono spiegato male e mi scuso. Quando facevo riferimento alle risoluzioni, per rispondere a Cerisola, facevo riferimento al lavoro che avevamo fatto noi per dar controllare l'operato della Giunta e dar seguito per l'appunto a l'attuazione delle risoluzioni. Il lavoro della Commissione Trasparenza è un'altra cosa, è più ampio. Per quel che concerne mi rifaccio alla dottoressa Ricciardi, per quel che concerne la relazione in aula, poiché quando per l'appunto mi ero confrontato con la dottoressa Anastasi mi aveva dato parere diverso. Tutto qui. Grazie, Presidente. Grazie a lei, Presidente. Sì, confermo anche io quanto ha detto. Allora, quindi concluso il suo intervento, l'intervento del Consiglio Cesola, come ci siamo detti, e come da programma dei lavori, facciamo intervenire la dottoressa Ricciardi e per la presentazione, come abbiamo detto prima, fargli anche i nostri auguri e per avviare con lei il lavoro che abbiamo spiegato, ben spiegato fino a questo momento. Prego, dottoressa. Allora, buongiorno a tutti. Ecco, mi metto, approfitto del PC appunto del consigliere. E sono contenta di essere veramente con voi perché è un'attività bellissima e voi lo sapete, lo confermate con la vostra presenza costante. E allora, per quanto riguarda questo lavoro che già il Presidente del Consiglio ha accennato e adesso ha spiegato, io mi sono subito attivata proprio l'altro ieri con la collega Maria di poter vedere appunto dove fosse questo file. Abbiamo inviato un messaggio alla collega Paola e anzi gli faccio anche direttamente gli auguri per la nuova competenza. E Paola ci dovrà appunto relazionare, rispondere, anche dare il file e il lavoro iniziato e noi sicuramente con le colleghe dell'ufficio, proprio Consiglio e Commissioni, porteremo avanti il lavoro che voi ci avete chiesto. Quindi sono appunto 4 giorni che mi sono insediata e ci stiamo attivando subito a pieno per non dare interruzione lavorativa con la precedente interruzione e che ha egregiamente portato avanti. E sì, allora prenderemo appunto in carico subito questo lavoro, lo faremo al più presto e poi non so se voi volete già un termine per vedere un primo step del lavoro che noi abbiamo iniziato. Questo lo chiedo appunto al Presidente Bedoni e alla Commissione. Ecco. Quindi grazie e se poi ci sono altre domande da fare. Eccoci, allora, noi comunque stiamo lavorando nella stessa stanza, quindi ci vedete entrambi. Allora noi sulla tempistica è normale che come tutte le cose prima riusciamo e meglio è, ma chiariamo assolutamente insomma che c'è stato cambio di direzione, quindi è normale che magari una disponibilità maggiore deve essere, quindi l'elasticità deve essere comunque concessa, quindi da parte nostra non c'è assolutamente problema. Il Presidente Bedoni comunque aveva stimato la tempistica in un paio di settimane, io credo che comunque è anche sempre un po' troppo ottimista, insomma, però non l'ho interrotto, ci perché ci andrebbe bene, insomma, un paio di settimane, ma se non sono un paio di settimane serve qualche giorno in più per mettersi in contatto con la dottoressa Anastasi, anche perché anche lei dall'altra parte insomma avrà i suoi impegni, quindi non siamo insomma una commissione dei cecchini che stiamo aspettando insomma il giorno e il secondo, quindi non c'è su questo insomma alcun problema.
ecco, diamoci un tempo su per giù, ecco, almeno di chiudere entro febbraio, insomma, Presidente, se riusciamo a fare, anche perché la mappatura, come diceva bene il consigliere Cesola, è una mappatura ampia, insomma, di tutti gli atti, tutti i documenti, quindi vorremmo preferiremo, diciamo, aspettare magari una mappatura molto più ampia con tutti gli atti, anziché magari iniziare con magari risoluzioni e commissioni. Se serve una settimana in più non c'è problema, però facciamo un quadro sicuramente molto più ampio da subito, che può portare, insomma, quello alla commissione e a tutti i commissari, non solo della commissione trasparenza, controllo e garanzia, ma, come diceva il Presidente, a tutti i consiglieri, perché è utile questo lavoro, proprio tornando, insomma, all'intervento di prima, per evitare, no? Perché tutti i commissari che non sono presenti anche in partecipanti in commissione di trasparenza, per loro è positivissimo, insomma, avere un punto della situazione, perché evitiamo di anche in qualche modo di impedire, no? il lavoro della conferenza del gruppo, del consiglio, con interrogazioni anche gli assessori. Quindi è un lavoro che alleggerisce, agevola, oltre che informa, che è la prima cosa, tutti i consiglieri di quanto si sta facendo, di quello che si è fatto e di quanto si sta facendo sulle indicazioni del Consiglio Municipale a 360 gradi. Allora, ha chiesto di intervenire il vicepresidente Bellassai, poi dopo vedo una mano alzata anche del Presidente del Consiglio. Prima facciamo intervenire il vicepresidente, perché probabilmente anche il Presidente del Consiglio potrebbe rispondere, insomma, a qualche quesito che il vicepresidente vuole evidenziare in commissione. Prego, vicepresidente Bellassai, a facoltà. Grazie, Presidente. No, io ci tenevo solo a ribadire che effettivamente questo lavoro che noi, lasciatemi dire, abbiamo sollecitato, abbiamo forse individuato dopo alcuni mesi di funzionamento della Commissione, ed è normale che sia così. Cioè, io per primo sollecitai questa attività quando me ne resi conto, ecco, a rigor di regolamento, cioè che la Commissione non si occupasse solamente degli atti, solamente tra virgolette, degli atti della Giunta, ma che avesse anche questo importante compito di verifica dell'attività, della effettiva realizzazione del programma. Ecco, quando me ne resi conto, diciamo, lo proposi subito e la Commissione lo recepì, a partire dal Presidente, che era più esperto di me e quindi lo sapeva già, lo recepì immediatamente. Quindi io devo dire, da un lato sono contento, assolutamente contento, che questa cosa sia stata fatta e sia stata fatta da un certo momento in poi. Dall'altro suggerirei che, mettendo a frutto l'esperienza fatta, che appunto, come diceva il Presidente Sordini, ci ha fatto rendere conto della difficoltà di un lavoro di questo genere, io suggerirei, al di là della prima scadenza che condivido, febbraio, cioè non ci tagliamo la testa da soli, insomma, lasciamo anche alle persone il tempo di lavorare, anche perché il lavoro fatto bene è più efficace, ma poi suggerirei una periodicità. Cioè, io penso che, non so, un aggiornamento ogni 3 mesi, ogni 2 mesi, lo possiamo decidere insieme, però ecco, evitando che si accumulino decine e decine di atti che poi veramente diventa complicato andare a verificare, io suggerirei una periodicità che possiamo stabilire insieme al Presidente Bedoni e alla dottoressa Ricciardi, che questa attività venga svolta, insomma, con regolarità. Questo credo faciliterebbe il compito di tutti e avremmo comunque tutti davanti una programmazione, invece di, come è successo la volta precedente, renderci conto di aver accumulato tanto materiale, quindi mettendo, insomma, anche rendendo anche più complicata questa importante funzione. Grazie. Allora, ha chiesto di intervenire il Presidente Bedoni e poi la dottoressa Ricciardi. Prego, Presidente Bedoni. Sì, grazie. Si vede che il consigliere Bellassai ha una formazione, perché dà ordine alle cose in un tempo preciso. Molti dicono che la formazione militare trasportata al business, alle aziende, ha un valore. Questo suo intervento è una riprova di questo. Ci sono anche molti libri a riguardo, ma non c'entra molto, magari di poco interesse, però di fatto poi...
i militari finiscono nelle più grandi aziende di consulenza e ci sarà un motivo. Sì, sono d'accordo, nel senso che mi viene da pensare che probabilmente se noi dividessimo l'anno solare in quarti, cioè ogni 3 mesi, probabilmente questo lavoro andrebbe solo integrato e ci dovremmo vedere saltuariamente una volta ogni 3 mesi, tradotto, rispondo al consigliere Bellassai, 4 volte l'anno, per andare a integrare quelli che sono gli atti. Questa potrebbe essere una calendarizzazione intelligente che permetterebbe di ritornare in trasparenza e sapere già che ogni 3 mesi dobbiamo fare l'aggiornamento di tutti quegli atti nuovi che sono arrivati. Adesso, a mio parere, se concorda Presidente Sordini, noi però abbiamo un problema in questo momento, e cioè che il primo quarto, cioè questo primo trimestre, lo dobbiamo impegnare al lavoro di tutti gli atti precedenti. Poi, una volta riallineati, è più facile. Pertanto, a questo punto, se noi ci dessimo scadenza solare di questo lavoro, con l'impegno nostro, lo prendo io e parlo anche a nome della dottoressa Ricciardi, che sicuramente sarà d'accordo, però, di ritornare qui in trasparenza il prima possibile, se la scadenza temporale del 31 marzo, cioè della Pasqua, sia, diciamo, risolutiva per tutti noi per arrivare a riallinearci con tutto quello che è stato il periodo precedente. Parliamo di 2 mesi e mezzo, che secondo me è un periodo fattibile per ritornare qui in trasparenza e dare, diciamo, pubblicità a tutti del lavoro che è stato fatto. Successivamente, a scadenza di ogni trimestre, potremmo ritornare e integrare lo stesso file con le successive risoluzioni che sono arrivate. A quel punto sarebbe un lavoro più leggero da parte nostra e vediamo anche l'evoluzione delle stesse. L'unico fatto che su cui ho qualche perplessità, dottoressa Ricciardi, è che probabilmente una risoluzione approvata in 3 mesi non vede luce, nel senso che è un po' difficile con le tempistiche burocratiche attuare qualcosa, però possiamo vedere quello che è, magari riaggiornare le tempistiche o riordinarle magari ogni 6 mesi dopo, successivamente, forse è un tempo più lecito. Però secondo me darci una calendarizzazione per l'anno è la cosa migliore, ha ragione il consigliere Bellassai. Come diceva il consigliere Bellassai all'inizio, come la commissione ha iniziato a ragionare, diciamo, e poi ha, tra virgolette, passatemi il termine, capito il da farsi, cioè costruito il da farsi, cerchiamo di essere tutti flessibili e cerchiamo di capire anche noi qual è il metodo di lavoro migliore, soprattutto in questo anno. Dall'anno prossimo probabilmente saremo tarati, avremo capito come si fa. Quindi forse spostare al 31 marzo la scadenza temporale, impegno mio e impegno, ripeto, parlo a nome della dottoressa Ricciardi, ma credo che non sarà contraria al pensiero, prima lo facciamo, prima torniamo in trasparenza. Ci date un po' di tempo, lavoriamo su questa cosa e cerchiamo di farlo il prima possibile. Qualora fosse, se riusciamo nel, ripeto, dottoressa, con la dottoressa Anastasi, se non erro 2 o 3 settimane, eravamo riusciti a mettere in piedi il file, inviarlo agli assessorati e avere risposta dagli assessorati. Teniamoci un po' larghi, un mese, secondo me a fine febbraio noi dovremmo avercela fatta, la commissione sia buona e ci dia qualche po' di tempo e torniamo da voi nel più breve tempo possibile. Dico, lascio la parola alla dottoressa Ricciardi perché ha giustamente diritto di parole e di espressione su questo, se vuole aggiungere qualcosa. Grazie Presidente, grazie a tutti. Allora, grazie a voi, ci si ragionava con la dottoressa proprio su questo, quindi ci avete anticipato, insomma, di poco. Lascio direttamente la parola alla dottoressa Ricciardi, perché comunque condividiamo, ma lo stavamo già comunque facendo questo ragionamento, e credo insomma sia la cosa più giusta e anche più fattibile, insomma. Prego, dottoressa Ricciardi. E infatti, consiglieri, proprio col discorso che ho detto degli step danno della possibilità anche di vedere i margini di errore e anche per controllare meglio il lavoro. E, diventa più semplice, ma anche più calendarizzato. E questo dà opportunità non soltanto a noi, ma anche a voi di poter, diciamo, aggiustare il tiro di qualsiasi cosa, poi avendolo davanti. E io purtroppo
Poi ecco, mi confronto appunto con Bellassai, giusto, consigliere Bellassai. Avevo fatto già questo pensiero perché io ho lavorato molto con i militari, io ho lavorato al distretto militare, quindi avevamo questa modalità di lavoro, ho lavorato molti anni, sempre per il comune, ma distaccata presso il distretto militare. Quindi, a parte questo, io però devo fare, purtroppo, anche se non è la sede giusta, e ho chiesto una tempistica maggiore per valutare bene il lavoro della collega, poi di implementare l'altro, abbiamo della carenza enorme di personale per quanto riguarda questo lavoro. E la collega Maria so che si è spesa molto in precedenza. Adesso non abbiamo più la collega che può supportare Valentina e in sede io mi auguro che ci sia la possibilità personale, dove proprio la commissione del personale si occupa in particolare del personale, dare un attimo una spinta, un aiuto, perché veramente le ragazze sono in sofferenza. Ma perché? Perché se facciamo un determinato lavoro è chiaramente va a discapito ad altri lavori, come per esempio i verbali a parte di commissione, ma anche di consiglio, che abbiamo degli arretrati. Quindi sicuramente questo è un lavoro che faremo, senz'altro lo faremo al più presto, lo faremo in step, che forse è meglio, e poi nella speranza che la collega, che giustamente in maternità e ha tutto il diritto di poter avere tutto ciò che riguarda la maternità, ma abbiamo già due o tre persone in meno. Bene, comunque questo poi ve lo relazioneremo senz'altro, prima che voi possiate calendarizzare l'incontro della Commissione Trasparenza per questo fatto. Grazie. Allora, grazie alla dottoressa Ricciardi, grazie anche al Presidente del Consiglio. Non so se ci sono altri interventi da parte dei commissari rivolti a, diciamo, ai nostri ospiti, altrimenti li liberiamo, insomma, al loro lavoro. Ho alzato la mano, Presidente, se posso. Ok, prego, Vicepresidente Bellassai. Molto rapidamente, per dire alla dottoressa che siamo assolutamente consapevoli del problema del personale, si è anche tentato di occuparsene e so, perché bisogna essere obiettivi e credo obiettivi e trasparenti da questo, veramente da questo punto di vista, la Presidente in primis se ne è occupata e se ne sta occupando, ma poi ci sono dei meccanismi per i quali l'esodo è irrefrenabile e invece ottenere nuovo personale è molto complicato, e lo sappiamo tutti. Ciò detto, il problema del personale rimane e affligge il municipio in molte aree purtroppo. Ecco, a questo riguardo io volevo dire, la butto lì, lo feci anche alcuni mesi fa, perché avevo sentito parlare, avevo appreso e avevo letto di alcuni sistemi di verbalizzazione automatica. Non so se questo potrebbe aiutare, non so se questo potrebbe scaricare in qualche modo le verbalizzanti da una parte del lavoro, perché ci vuole comunque la mano, il controllo, il ricontrollo, però almeno un testo che viene scaricato automaticamente, sì, però forse potrebbe aiutare, non lo so. Posso intervenire io? Prego. Allora, non so se dipende dai mezzi di Roma Capitale, questo io non lo so, però quando vuole al prossimo consiglio può salire, io le faccio vedere la trascrizione, è incomprensibile. Perfetto. Cioè, a volte escono addirittura parolacce, capito? Oppure un assessore che chiama un'altra persona amore, che non si è mai permesso. Cioè, è proprio fatta malissimo. Noi la usiamo in casi estremi solo per riuscire a capire il bandolo dove stava, perché non è proponibile, è assurda. La faccio vedere quando vuole. Ok, grazie, prendo atto. Dovere. Temo che siano i sistemi non proprio modernissimi, potrebbero essere. Nel senso che io ho sentito l'articolo che lessi, non mi ricordo se lo vedi in un servizio alla TV o se lo sentì alla radio, non mi ricordo, però si parlava di servizi piuttosto efficienti, adesso come quelli di traduzione automatica del resto. Però non lo so, insomma, non voglio mettere... Magari farò un approfondimento, ma ripeto, il presupposto però è che a voi sembri una cosa che può essere utile, perché non è che uno vuole entrare a gamba tesa. No, c'è, quindi... ma...
Quindi questo è. Certo, ma magari, magari. Ok, allora se una volta Fulvio c'era l'ultimo, il primo mandato che ho fatto, c'era ancora il registratore, i vecchi metodi, allora, lì si sbobinava, come a scuola. Lì non ti potevi sbagliare. Va bene, allora come ho detto, se ci sono interventi da parte dei commissari, vedo che non ci sono, liberiamo gli ospiti, ringraziamo la dottoressa Ricciardi di essere stata qui con noi, ringraziamo il presidente Bedoni, quindi li liberiamo al loro lavoro, grazie di nuovo. Grazie. Maria, possiamo... Grazie a voi. Anche... Vabbè, ma continuiamo i lavori, eh? Continuiamo, okay, quindi li liberiamo. Buona giornata e buon lavoro a tutti, grazie. Allora guarda, aspettiamo un attimo, Maria, possiamo, sono le 10:25, riprendiamo tra 10 minuti, 10:35. Grazie, ok. Grazie, buon lavoro. Grazie infinite. Maria Rita, controlliamo un attimo questa cosa, se devono relazionare. Allora, di nuovo buongiorno a tutti, vedo che nessuno è andato via, quindi non c'è bisogno neanche di fare l'appello, proseguiamo con i lavori, abbiamo concluso il terzo punto dell'ordine dei lavori con le audizioni, anche il dibattito sui lavori, insomma, che intendiamo programmare con il Presidente del Consiglio. Non c'è, non, se ci sono interventi sul terzo punto, sul secondo, sul terzo punto, l'ordine dei lavori, i consiglieri hanno facoltà, quindi passiamo al quarto punto, se non sbaglio, Maria, vado a memoria perché sto vedendo la convocazione. Programmazione lavori. Ok, programmazione lavori. Allora, la programmazione, essendo sicuramente maniazzata, quindi non ci sono interventi sull'ordine dei lavori. Allora, la programmazione lavori vado comunque a spiegare anche ai commissari. Ogni volta che c'è un'evidenza da parte dei commissari da voler mettere all'attenzione della commissione, si fa scrivere l'eventuale, visto che queste settimane ultime, sempre in queste settimane ultime, i commissari hanno evidenziato più volte di voler ragionare anche su altre competenze della commissione, le difficoltà che abbiamo avuto sempre nel non riuscire, le conosciamo, quelle della, insomma, di molti altri. Discutere ogni settimana, però cercheremo insomma di organizzarci meglio per poter non spaziare, ma proprio comunque fare anche altro che alla commissione compete. E quindi ho pensato di inserire anche un punto programmazione dei lavori, in modo che tutti i commissari hanno l'opportunità di indicare problematiche specifiche da attenzionare alla commissione, di poterle calendarizzare in modo che la commissione si impegna, si può impegnare anche se ci sono comunque lavori come quelli che ci hanno coinvolto fino adesso per la lettura degli atti da, diciamo, da chiudere, ma comunque c'è l'impegno della commissione nel programma, quindi poi cercheremo insomma di farli entrare un po' tutto, magari anche attraverso la collaborazione dei commissari, così come concordato, la lettura degli atti soltanto magari di una parte del dispositivo e non di tutto l'atto, no? Cercheremo logicamente di organizzarci per poter, una volta programmato i lavori, confrontarci e discutere su tutti gli ordini dei lavori del giorno, quindi di dare una forma insomma diversa. E la programmazione dei lavori prevede questa opportunità da parte insomma della commissione di poter discutere così come detto. Quindi se ci sono da parte dei commissari, ma l'avevo già comunque detto che l'avremmo fatto, da parte dei commissari dell'evidenza da fare in commissione in modo da poter anche dalla prossima settimana discutere di un qualcosa, di una problematica che nello specifico che preoccupa e comunque magari può essere segnalata da dei cittadini e commissari, abbiamo la possibilità di farlo, avete facoltà, insomma, quindi tranquillamente alzare la mano e chiedere di mettere. O comunque i commissari lo sanno, dalla prossima settimana metteremo anche programmazione lavori,
non ci sono interventi sulla programmazione dei lavori, quindi per il momento i commissari stanno ragionando magari su cosa chiedere alla commissione di poter discutere. È vero che è stato presso la mano del consigliere Seritola. Prego Marco, a sua volta. Sì, grazie presidente, non volevo essere il primo ad alzare la mano, quindi ho atteso un attimo per cortesia verso gli altri componenti. Comunque, insomma, secondo me l'ambito di impegno, di attività di questa commissione è appunto disciplinato dall'articolo 31 del nostro regolamento, in special modo il comma 4, e dal corrispondente articolo del regolamento dell'Assemblea Capitolina. Quindi io penso che di volta in volta, quando matureranno delle situazioni o delle criticità che riterremo opportuno come Commissione di Trasparenza esaminare, appunto perché ci sono dei risvolti, ci sono degli aspetti che riguardano le nostre competenze, io penso che uno dei nostri commissari, insomma, senz'altro lo farà presente adesso. Ad esempio, mi veniva in mente poco fa, abbiamo avuto un incontro casuale perché aveva sbagliato commissione con il nuovo presidente del comitato di quartiere di Trigoria. Ecco, ogni quartiere ha le sue criticità, e quindi anche sentendo i cittadini, insomma, possono emergere aspetti da indagare. Trigoria ha indubbiamente varie questioni sul tappeto, non so, ad esempio i parchi, ad esempio la questione dei posteggi irregolari nei pressi del campus biomedico. Lì c'è una convenzione che si riesce a far rispettare sulla disponibilità di posteggi interni con una franchigia più ampia. Ad esempio, quando si va a un noto ipermercato che c'è sulla Laurentina, i clienti hanno 3 ore di franchigia, superato le 3 ore devono pagare la tariffa del posteggio. Invece al campus biomedico la franchigia mi pare di mezz'ora, quindi è molto più corta, uno forse non fa nemmeno anche in tempo a fare la coda allo sportello per l'accettazione. Quindi magari si dovrebbe insomma ragionare sulla convenzione che, rendendo meno onerosi i posteggi interni all'ospedale, possa scongiurare il posteggio irregolare, che al di là del fatto della violazione della norma del codice stradale è soprattutto una questione di mancata sicurezza stradale, viaria. Insomma, quella è una strada in cui si fa fatica a incrociarsi con un veicolo che viene in senso contrario, appunto perché le dimensioni che erano della strada che sarebbero sufficienti risultano invece carenti per via del posteggio, che spesso, insomma, qualche macchina non è neanche messa correttamente dritta e accostata al marciapiede, quindi crea difficoltà. Poi figuriamoci se uno la dovesse percorrere con un veicolo motorizzato o non motorizzato a 2 ruote, insomma, lì sarebbe veramente fonte di elevato pericolo. Poi, insomma, l'incrocio tra 2 veicoli è difficoltoso, figuriamoci quando si tratta di incrociare un autobus, e fortunatamente da lì a linee di autobus che transitano ce n'è più di una, insomma. Quindi quella è una delle questioni che andrebbero riprese, insomma, nelle consigliature scorse è stato fatto un buon lavoro che si potrebbe continuare e vedere se si riesce a dipanare i nodi. Ma questo, insomma, tanto per accennarne a uno dei problemi. Poi sempre su Trigoria, adesso ripeto, mi viene in mente perché ho visto il presidente del comitato di quartiere, c'è la questione della piazza, no? Che, esatto, della piazza, che
anche quella meriterebbe di essere affrontata. Insomma, io penso che adesso che siamo diventati più veloci anche nell'esaminare gli atti, possiamo ricavare nelle sedute più spazio per affrontare altri temi. Grazie, Presidente. Sì, grazie a lei, consigliere Cesona, infatti proprio questo, ecco, cercare di essere più veloci nella esaminare gli atti per poter programmare poi anche i lavori che dicevamo, quelli che diceva lei, per esempio a me mi viene in mente anche lo stesso Laurentino, no? I lavori che sono iniziati, un lavoro importantissimo, fermi, tra l'altro, quindi è una situazione anche un po' preoccupante. Qualche giorno fa, qualche settimana fa, sono stato presente anche in una commissione urbanistica per cui io il consigliere degli Iuris, e sono venuto a conoscenza che la commissione urbanistica sta trattando anche l'argomento insieme all'ASL, il terzo punto dei lavori. E la stessa ASL fa realizza attraverso il PNRR, quindi è un progetto importante che sta eseguendo e quindi rigaverà altrimenti si interferire con questo, stiamo realizzando i lavori evidentemente anche dei servizi. Quindi sarebbe da quello che comunque era messo in commissione urbanistica, potrebbe essere anche attenzionato in commissione trasparenza, perché poi alla fine comunque chiarezza su determinate cose, da quello che comunque avevo capito. Non sono state alla fine non sono state concluse insomma alcune situazioni, quindi potremmo anche affrontarla. La situazione dei lavori del quinto e del sesto ponte è un cantiere comunque importante, legato a un trasferimento periferico con tutte le sue criticità che ferma, quindi non da mesi, e non si riesce comunque a capire come non come. Sono venuto a conoscenza attraverso un incontro casuale con un dirigente ATER che forse ho chiesto la prossima settimana la presidente di Benvenga, non lo dico se questo è un momento di polemica, ovviamente a questo punto la prendo molto, diciamo, soddisfazione che se ne stanno occupando, magari sono a parte anche presenti incontri, ma non lo sapevamo, quindi questo incontro graduale comunque mi ha aggiornato che c'era un incontro calendarizzato con la presidente del municipio proprio per discutere di queste problematiche, e mi si diceva anche che forse ci sono altri finanziamenti che dovevano ricadere su altri ponti che sono in discussione, quindi c'è tantissimo da poter approfondire, no? Diciamo che vengono a mente queste cose come siamo in mente a lei, non serve perché abbiamo il comitato di guardia di rigore, quindi ci concentriamo, insomma, no? Qui ci facciamo dalla finestra, vediamo i punti, quindi mi viene in mente insomma a Laurentino, a lei probabilmente il rigore perché è arrivato il presidente del comitato, ma le situazioni sono tantissime. Della convenzione di rigore, del campus, ne abbiamo, come ha detto lei, con il ha parlato di parlato comunque tantissimo, nella precedente amministrazione sono stati fatti tantissimi lavori con la commissione lavori pubblici, se non erro, per questa famosa convenzione che non è insomma diciamo che crea seri disagi e sulla carbidità, ma anche dei disagi comunque economici, tanto oneroso insomma il parcheggio lì al campus, e abbiamo tante volte ricordato, quindi un lavoro lunghissimo non ha portato, questo non è insomma una polemica nei confronti della commissione, la commissione si è impegnata tantissimo, non ha portato soluzioni, ma ben venga comunque di prenderlo per capire che ci sono in meglio momenti cambiati in quelle cose, probabilmente insomma, c'è anche l'idea di poter da parte del campus di poter rivedere anche la commissione. Ricordo a memoria che non c'era sicuramente spazio da parte del campus per fare questo, però ben venga insomma di prenderlo e capire. Per capire se le cose possono cambiare. Ho ricordato in queste commissioni sempre, ho portato per esempio, no? Che adesso non ricordo quale amministrazione c'era nello specifico, nel momento in cui si è conclusa la convenzione con i parcheggi insomma, del campus e tutto il resto. Però ricordo benissimo perché in quella fase c'ero io ed ero presente alla commissione di pubblici, quindi più volte insomma. Ho riportato nella commissione, stava lavorando su questa convenzione, che le cose si possono fare e ci vuole impegno, ma la commissione comunque all'epoca
che la precedente amministrazione ce l'ha messo, non era uscita comunque nel contento, ma ce l'ha messo. Noi all'epoca ci siamo riusciti, e non perché più bravi, perché abbiamo trovato magari interlocutori più disponibili, e per la convenzione dei parcheggi pubblici in convenzione con Roma 2, per esempio, no? Lì direttamente al municipio, direttamente alla commissione dei pubblici con il presidente insomma Sordini, ha lavorato su questa cosa. Non mi sono insomma creato molte simpatie insomma, all'interno del centro, insomma, però siamo riusciti a fare una convenzione che sicuramente va più incontro ai cittadini, incontro anche ai lavoratori, facendo sì che ci sono delle ore gratuite per le prime tre ore, se non erro, e poi successivamente comunque un costo leggermente più ridotto, ma anche una tariffa fissa giornaliera, soprattutto per chi comunque ci lavora. Quindi le cose si possono fare. Io su qualcosa, insomma, sono anche un po' la memoria storica, e quindi ancor più credo, sono convinto che riprendendole possiamo comunque dare il nostro contributo. Non so, ecco, vedo anche la mano alzata del vicepresidente Bellassai, altri spunti insomma da poter portare alla commissione. Mi prego, vicepresidente Bellassai, a facoltà. Grazie presidente. Allora, ovviamente condivido il fatto che nel municipio ci siano molte problematiche che richiedono attenzione in diversi quartieri, le constatiamo tutti, probabilmente tutti abbiamo anche scambi con i comitati di quartiere o con persone che si occupano di specifiche questioni o luoghi. Io sono d'accordo sul fatto che la commissione allarghi il proprio spettro di competenza, nel senso che però rimanga nel suo spettro di competenza, e quindi io dico che noi possiamo occuparci di questioni o situazioni nelle quali si individui una qualche, lasciatemi dire, carenza di trasparenza, oppure una qualche criticità che desta sospetti di qualunque tipo. Vorrei però dire con molta chiarezza che sono contrario a trasformare questa commissione in una super commissione, cioè le commissioni sono competenti per gli argomenti di cui sono investite, e quindi vorrei evitare che poi si portassero in commissione trasparenza questioni che riguardano altre commissioni, cioè questo creerebbe un conflitto e una difficoltà anche di gestione. Al limite, invece, ecco, su specifiche questioni che torno a dire, su queste specifiche problematiche che torno a dire devono avere un aspetto attinente ai ruoli, ai compiti di questa commissione, magari si potrebbero invitare i presidenti delle commissioni competenti per avere un aggiornamento sulla trattazione eventualmente da loro già effettuata di specifiche problematiche o temi. Questo mi sembra giusto dirlo, è la mia posizione, non so se sia condivisa dal Presidente e dagli altri membri della Commissione, però ecco, rischiamo di essere visti e di diventare una super commissione che non siamo. Quindi sulla scelta degli argomenti da trattare io inviterei tutti a una certa attenzione, non dico cautela perché non abbiamo paura di affrontare nessun tema, anzi. Ma è laddove possiamo essere da stimolo, appunto, al limite si può convocare il presidente di una commissione per chiedergli ragione di a che punto siamo con questo o con quello. Però ecco, dal mio punto di vista dobbiamo anche evitare di diventare il controllore dei controllori, ecco, lasciatemi dire così, è un'espressione probabilmente inadatta, ma insomma spero di essere riuscito a spiegare bene il concetto. Sì, 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 è chiaro da parte mia, ma credo anche da parte di tutti i commissari. Non per questo, vicepresidente Brassai, ho evidenziato comunque alcune cose che allora, appunto, mi permetto, spaziato, no? Quindi cercando anche dall'altra parte lo stimolo di questa risposta, perché da parte mia, quindi era chiaro, lei l'ha ricevuta. C'è totalmente disponibilità per discutere, come lo ha fatto anche qualche volta l'amministrazione e gli amministrazioni precedenti, quindi dare spazio alla commissione di trasparenza di poter lavorare su tantissimi temi, anche così come tra l'altro ha ben
ben detto lei, ben dichiarato lei. Quindi noi non abbiamo alcun timore, anzi, abbiamo coraggio di poterlo fare tranquillamente e anche la volontà, però magari rischiamo insomma di diventare quello che ha detto lei. Quindi magari attenerci a quelle che sono i lavori della Giunta e del Consiglio, quindi tutte le commissioni, e chiedere su quei tipi di lavori, magari laddove anche non hanno lavorato, attenzionare a lavorare perché è arrivata la commissione o il commissario inizio della commissione di trasparenza ha evidenziato attraverso i rapporti territoriali questa problematica, quindi invitare, stimolare a lavorare, oppure magari di prendere un lavoro che hanno fatto, trasparenza, il controllo, garanzia, sul lavoro che la commissione ha lavorato, che la Giunta ha lavorato, dove il Consiglio ha lavorato, e magari chiedere ulteriori approfondimenti e ulteriori lavori da fare su quel tipo specifica problematica che comunque è stata già posta, insomma, no? È già lavorata all'interno delle stanze, insomma, delle istituzioni del municipio. E magari anche farci, come ha detto lei, benissimo, anche da promotori, no? Laddove comunque c'è una problematica, una carenza della parte della istituzione per una specifica problematica, magari invitare il presidente della commissione a trattare, a sensibilizzarlo su questa problematica, magari in qualche modo viene anche messa ai lavori della commissione competente. Quindi da parte mia su questo sono d'accordissimo. Per quanto riguarda tematiche dove magari le commissioni anche, io riprendo anche i lavori insomma che abbiamo fatto tempo fa, per esempio e non perché comunque è un interesse da parte mia magari più vicino, no? Ma credo insomma che sia interesse l'ultima volta che magari si conosce il problema. Sul tema ATER, no? La commissione potrebbe sottoporre all'attenzione della Presidente, no? E non l'abbiamo fatto, che una commissione, o anche la commissione di trasparenza potrebbe in qualche modo rendersi disponibile, ma che una commissione, perché non c'è, visto che noi abbiamo all'interno comunque del nostro municipio dei quartieri importantissimi, con migliaia e migliaia e migliaia di abitanti, per esempio, Santa Palomba, no? Aspetta, che sono quartieri popolari, Santa Palomba e Colli Abbiative, e comunque sono comunque locazioni che tra l'altro dipendono direttamente dal municipio, però ecco, politiche abitative in sé, quest'altra parte del Sodecencis, Maceto o Laurentino sono ATER, magari ecco, attenzionare alla Presidente di fare una commissione o dare ad una commissione l'opportunità di poter magari discutere, calendarizzare, così come abbiamo fatto e stiamo facendo sui lavori del Consiglio, noi l'abbiamo fatto con precedenti amministrazioni, il consiglio magari lo ricorderà, no? E calendarizzavamo ogni posto tempo comunque il punto della situazione su ATER, perché i problemi ATER qui sono tanti, quindi questo municipio ha un concentrato insomma di alloggi, di abitazioni, di problematiche che riguardano ATER. Da parte nostra massima disponibilità, anche lo dico anche legislazione, anche politica, anche di partito, perché oggi in tutta la regione, lo dico comunque al di fuori insomma della mia mansione di presidente della commissione, ma come anche politico di una parte del centrodestra che oggi governa la regione Lazio e quindi ha delle responsabilità dirette su questa materia, no? Quindi ci rendiamo disponibili e vogliamo in qualche modo stimolare l'amministrazione, la nuova amministrazione a fare per attenzionare queste problematiche. Quindi io credo che, esempio, come dicevo prima, proprio per la trasparenza, venire a conoscenza e ben venga, no? Che si fanno degli incontri su delle cose, su delle problematiche così importanti come la sospensione di un cantiere, e forse la sospensione non solo di un cantiere, ma anche di fondi per ulteriori altri lavori in un quartiere, come quello da Laurentino, sui ponti, potrebbe essere una tematica che la Presidente non solo, per ben venga lo sta facendo, ma non solo lo fa attraverso insomma, la sua giunta e i suoi uffici,
ma che metta a conoscenza una commissione competente e magari anche la commissione di trasparenza, qui potrebbe rientrare, no? Ho riferimento Bellassai, una tra virgolette, una interrogazione da parte nostra, no? Qualora, però, prima di passare comunque all'interrogazione, per concludere, magari io inviterei, come noi sempre solitamente facciamo, no? Quello che rappresentiamo sotto forma di collaborazione, quindi dovrei proporlo comunque in un'altra maniera. Quindi, insomma, c'è da poter ragionare, pensare e mettere sulla brace in questa commissione. Allora, prima del Vicente Bellassai, chiesto di intervenire il consigliere Maruffini, prego, consigliere Maruffini, a facoltà, contiene il vicepresidente Bellassai. Grazie. Grazie Presidente, no, molto brevemente ho alzato la mano mentre parlava il consigliere Bellassai, perché le sue parole rispecchiavano perfettamente il mio pensiero, quindi solo per dire questo, che sono d'accordo con lui sul fatto di approfondire determinati punti, stando sempre attenti a non scavalcare le commissioni competenti, semmai ad renderle comunque partecipi, a coinvolgerle, ecco. Comunque le parole del Presidente Bellassai sono le mie, sono completamente d'accordo, grazie. Concluso consigliere Maruffini, prego vicepresidente Bellassai e poi consigliere Cerisolo. Sì, ringrazio la consigliera Marrocchini, fa piacere quando uno riesce a interpretare il pensiero anche di altre persone, quindi va bene. Un esempio di che cosa mi viene in mente adesso, visto che il Presidente ci ha sollecitato anche a proporre qualche cosa, intanto sono d'accordo con quello che ha detto, cioè laddove c'è una criticità, forse questa è la parola chiave, c'è una criticità. Noi secondo me dobbiamo sentire gli organi competenti della Giunta, ma anche forse la Commissione, e vedere di capire a che punto sta, a che punto è la notte, come diceva il film. Una cosa che mi viene in mente, perché è stata sollecitata proprio oggi, è quella relativa al personale, per esempio. Cioè noi sappiamo che quest'anno c'è un discreto esodo di personale che andrà ad aggravare la situazione del municipio, anche in ruoli abbastanza chiave. Lei oggi ci ha sollecitato in particolare questa problematica. Penso che un invito al Presidente della Commissione Personale, Patrimonio, Regolamenti, eccetera, eccetera, affinché ci dica a che punto siamo, quali sono le prospettive, forse sarebbe opportuno. E poi magari anche qualche iniziativa della Commissione di sollecito nei confronti della Presidente e di chiunque altro possiamo sollecitare. Grazie Presidente Bellassai. Ho chiesto di intervenire il consigliere Cerisolo, prego Marco a facoltà. Sì, grazie Presidente. Allora, il mio è in realtà proprio un chiarimento del pensiero. Quando sono intervenuto, credo che se non la prima, ma penso la prima, ma se non è stata la prima frase che ho detto, è stata una delle prime frasi, ho detto dobbiamo muoverci nell'ambito delle competenze sancite dall'articolo 31,4. Quindi, quando ho detto quello, ho inteso proprio fare una premessa e indicare il binario della nostra azione. Quindi assolutamente non mi sarei mai permesso di proporre uno scavalcamento di commissioni, un accavallamento di competenze, ci mancherebbe. Insomma, se ho detto quello, intendevo dire proprio quello, cioè muoviamoci nell'ambito delle nostre competenze, quindi da quanto è stabilito dall'articolo 31,4 del nostro regolamento e quanto è stabilito dal regolamento capitolino, che è molto più ampio e articolato del dispositivo del nostro testo municipale, ma praticamente dicono tutte e due dicono le stesse cose, quindi era chiaro, ma insomma, visto che c'è un dubbio, lo voglio chiarire, insomma ci tengo a ribadirlo. Pertanto, quanto detto dal consigliere Bellassai e dalla consigliera Marrocchini mi trova d'accordo, perché ripeto, è ciò che io intendevo dire. Insomma, nell'ambito di quello che appunto ho precisato, è chiaro che ho fatto presente dei temi, ma ovviamente gli aspetti che voglio, che propongo, insomma, che mi sembra doveroso indagare, verificare, eccetera, sono appunto sempre dal nostro lato, cioè dal lato delle nostre competenze. Quindi ben venga
la proposta che ha fatto il consigliere Bellassai di convocare i presidenti di quelle commissioni, insomma, perché insomma, ognuno per la sua competenza dal proprio lato può dare un apporto, un contributo. Ecco. Quindi insomma, penso che ci siamo intesi e che tutto sommato mi pare che siamo anche allineati e concordi. Detto ciò, insomma, ripeto, visto che siamo diventati bravi a gestire il nostro tempo efficace nel lavoro, il tempo per occuparci di altro lo possiamo trovare, insomma, nell'ambito delle nostre sedute. Grazie Presidente e grazie agli altri componenti della Commissione. Grazie consigliere Cerisola. Allora, non ci sono altri interventi, Maria, il punto programmazione lavori chiuso. Siamo al quinto punto, Gianni Posta. Maria, c'è Posta? No, non c'è nulla, Presidente. Certo, quindi passiamo al quinto punto, varie eventuali, visto che insomma l'abbiamo esaurito con la, anche la programmazione dei lavori. Se ci sono comunque interventi sul varie eventuali, delle facoltà, quindi liberiamo i commissari, chiudiamo una commissione, ringraziamo tutti logicamente per il contributo dato. Non ci sono interventi da parte dei commissari, quindi liberiamo la commissione alle 11:15. Perfetto, interrompo la registrazione. Sono le 11:15. Buona giornata e buon fine settimana.